Diamo inizio all'assemblea costituente dell'Antenna PON Basilicata. Sono presenti i sindaci di Castelgrande, Pesco Pagani, rappresentante del comune di Vietri, il sindaco di Bella e l'assessore del comune di Viggiano, nonché San Fele. In attesa che arrivano gli altri sindaci che stanno parcheggiando le macchine, comunque sono qui presenti, diamo atto, perché non l'hanno formalizzato con una nota, che il sindaco di Castelgrande riferisce che il referente per quanto riguarda il comune di Castelgrande, il referente amministrativo, sarà il geometra Muro Domenico. Sulla stessa cosa fa il rappresentante del comune di Viggiano, l'assessore comunica che il rappresentante del comune di Viggiano sarà l'ingegner Maria Teresa Vignola. Ora, in attesa che entrano in aula gli altri sindaci, sospendiamo giusto 10 minuti e poi riprenderemo i lavori. Grazie comunque di essere qui e niente, aspettiamo giusto 10 minuti che prendono posto tutti gli altri amministratori. Grazie.
Iniziare? Anche se riniziamo, perché prima abbiamo dato atto che abbiamo iniziato i lavori, in attesa che arrivano altri due o tre sindaci bloccati sulla Tito Brienze perché c'è stato un incidente, dobbiamo essere tempi europei, diciamo, abbastanza veloci, uno perché tutti siamo impegnati, due perché i comuni hanno necessità, i sindaci hanno necessità di ritornare presto alle proprie sedi. Io vi ringrazio di essere qui, voglio soltanto leggere il saluto, prima di iniziare, del dottor Obici in rappresentanza del Ministero. Un attimo, giusto un minuto che do lettura. E poi con la giusta celerità andremo avanti con l'ordine del giorno. Io vi ringrazio veramente, oggi è l'inizio, non è, con oggi diciamo, abbiamo la necessità, queste comunità, non soltanto noi 14 comuni, ma chiunque vorrà far parte di questi nodi comunali ha la possibilità di mettersi assieme. Un saluto anche dalla struttura regionale che per ovvi motivi che voi sapete non è presente perché ci sono il Consiglio regionale, una serie di problemi hanno sono impegnati istituzionalmente in altre sedi. Siamo anche in diretta streaming, quindi un po' tutti ci vedono nel mondo e credo che oggi si celebra una buona pagina amministrativa per le nostre comunità. Allora, vado subito al saluto del dottor Obici. Saluto e augurio di buon lavoro dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Gentili sindaci e sindache, amministratrici e amministratori e dipendenti di tutti dei comuni associati. Mi pregio a nome anche dell'autorità di gestione del programma operativo nazionale Ricerca e Innovazione porgere a voi tutti un cordiale saluto e i migliori auguri di buon lavoro. Questa di oggi è una giornata molto importante per il miglioramento delle relazioni con e tra le istituzioni e il cittadino, che vede raggiunto una prima essenziale tappa dell'auspicato processo associativo per la creazione della rete e delle comunità di pratica di prossimità, per la ricerca, innovazione e lo sviluppo del capitale umano e del livello della Regione Basilicata. Siamo dopo la Puglia la seconda antenna PON che si costituisce in Italia. Con i lavori di questa vostra prima assemblea dei sindaci e delle sindache, degli amministratori e amministratrici dei comuni associati, le relative comunità territoriali comunali delle regioni basilicate si dotano di un aggiuntivo servizio comune per promuovere e sostenere la sperimentazione di nuovi processi cooperanti e reticolari di conoscenza, d'apprendimento e di partecipazione attiva alla politica pubblica e per la ricerca e l'innovazione del contesto della politica regionale dell'Unione Europea. Gentili sindaci, amministratori e dipendenti tutti dei comuni associati, questa vostra libera e autonoma iniziativa risulta coerente con l'intervento sperimentale pilota proposto dal MIUR con il documento di lavoro trasmesso il 10 luglio 2018 all'attenzione delle autorità di gestione di programmi operativi comunitari. È indicato con la denominazione di Operazione Partecipazione Cittadini come partner del progetto pilota. La vicinanza dell'amministrazione a livello nazionale è certa e viene ribadita anche in questa importante occorrenza che vede la formalizzazione di una nuova entità di rete, di pratica, di comuni associati in tema di ricerca e innovazione. Questa vostra nuova entità si caratterizza sul piano amministrativo e giuridico come quella pugliese per la dotazione di un suo organo deliberativo, di un suo organo esecutivo, di un proprio patrimonio per sviluppare un servizio comune e a beneficio diretto dei cittadini singoli e associati, delle relative comunità territoriali e comunali interessate. Già nel primo incontro svoltosi tempo addietro, circa due anni fa, presso la sede del Comune di San Fele, l'amministrazione del MIUR ebbe l'opportunità di manifestare una sua piena disponibilità per sviluppare insieme e nelle specifiche realtà locali interessate ogni possibile
iniziativa comunitaria finalizzata a rafforzare il ruolo propositivo dei cittadini, residenti e nativi del luogo, nei processi decisionali inclusivi della politica pubblica in ricerca e innovazione nell'ambito specifico della politica regionale dell'Unione. Si parlò di fare rete, di fare sistema per lo sviluppo sostenibile e integrato del territorio. Si parlò di creare in collaborazione con e tra istituzioni cittadine la rete e le comunità di pratica, di prossimità per la ricerca e l'innovazione come entità tematiche di pratica e di scopo, quali strumenti, mezzi ausiliari per facilitare e favorire la sperimentazione di fattibili e sostenibili, buone pratiche di partecipazione delle cittadine e dei cittadini singoli e associati, addette ai lavori e non addette ai lavori, in tema di ricerca e innovazione per lo sviluppo sostenibile e integrato del territorio, per progettare in collaborazione l'auspicata azione di sistema e promuovere e sostenere la contestuale istanza organizzativa e organizzante per la creazione e messa a regime di uno sviluppo della rete della comunità di pratiche di prossimità a livello delle singole regioni del Mezzogiorno d'Italia interessate. Si è firmato con i migliori saluti, dottor Fulvio Obbici. Io vi chiedo scusa per la lettura, ma ho gli occhiali un po' rotti, non riesco tanto a leggere, vi ringrazio. Passiamo al punto all'ordine del giorno. Va bene, la verifica per quanto riguarda, mi chiedo scusa, per quanto riguarda la verifica dei partecipanti con diritto di voto all'elezione del Presidente dell'Assemblea, siamo 10 e altri 4 stanno per arrivare, quindi possiamo passare anche al secondo punto. Io per quanto riguarda il documento che vi ho inviato, se volete lo leggo, però se voi mi dite che avete fretta lo diamo per letto, non lo so, come volete voi, lo diamo per letto. Per quanto riguarda la sottoscrizione della convenzione la passiamo all'ultimo punto, quindi passiamo all'elezione del Presidente e delle altre cariche previste dalla convenzione dell'Esecutivo. Io non è che mi autocandido, per carità, siccome però tutti i consigli comunali da voi rappresentati hanno già individuato in San Fele come capofila, quindi capofila della costituente rete è San Fele, due vicepresidente, era, se siete d'accordo, per carità, se no ci fermiamo 5 minuti e decidiamo. Come ambito territoriale era preferibile mettere uno della Val d'Agri, quindi Viggiano, se siete tutti d'accordo, e un altro, avevo indicato Vietri di Potenza, però se noi abbiamo necessità di allargarla fino a 5, potremmo aggiungere altri due della nostra area del Vulture, se volete. Quindi o tre San Fele e i due vicepresidenti Viggiano e Vietri, oppure potremmo arrivare a 5, perché questo dice la norma, con altri due interessati, vediamo chi vuole entrare, senza filtro, senza niente, se ci sono interventi. È arrivato anche il sindaco di Ginestra, chiedo di prendere posto, il sindaco di Montemurro, quindi siamo in perfetta. Prego, sindaco. Sì, ma anche dietro qui, va bene. Prendiamo una cartellina per Guglielmo, dagli al sindaco di Ginestra. Questa mia piccola riflessione la lascio, decidiamo come? Non c'è stata una pre-riunione per decidere. Se siamo d'accordo possiamo arrivare a 5 se volete, per carità, possiamo mettere, non lo so, chi volete, io non ho pregiudizi. Vabbè, io ho fatto una proposta molto... È corretto anche che si vada nella Val d'Agri e Vietri di Potenza, per tenere tutto il territorio dentro. Poi se dobbiamo allargare fino a mettere altre due, se siete d'accordo li mettiamo, se no non c'è problema. Anche in corso d'opera, perché questa è la verità. Adesso noi siamo 14, potremmo arrivare chissà chi, a quanti comuni arriveremo. Prossimamente ci riconvochiamo come assemblea e potremo arrivare e allargare, se siete d'accordo. Va bene? Sindaco di Montemurro, dimmi. Dimmi. Sì, va bene. Allora parla nel microfono, così ti riprende là.
Dovremmo arrivare a 5 allora, perché 4 non è possibile. Vabbè, se non è un problema, visto, di bella. Visto e considerato che parliamo per ambiti, nei 14 comuni adesso c'è Bella, Castelgrante e Pescopagano che fanno parte dell'area del Marmo, io proporrei di inserire un sindaco del Marmo. Mettere un altro sindaco della nostra area, qui non lo so chi vogliamo mettere. Mettiamo Rio Nero, che è il comune più grande di tutta l'Antenna? Vabbè, allora, aggiungiamo a 5 il comune di Pescopagano e il comune di Rio Nero. Quindi San Fele, i due vicepresidenti Viggiano e Vietri, e Pescopagano e Rio Nero in Vulture. È fatto anche... Dobbiamo votare, dottore? Dobbiamo votare. Va bene, votiamo per alzate di mano, credo che siamo tutti favorevoli. Tutti favorevoli. Per quanto riguarda gli uffici comuni, ogni comune ha mandato già, e chi l'ha detto anche prima, il proprio rappresentante. Quelli che mancano, invito tutti i rappresentanti a farlo arrivare il prima possibile, per avere un referente nel comune che seguirà gli atti amministrativi. Poi, nomina del coordinamento tecnico. Per quanto riguarda la nomina del nominiamo il RUP, che sarebbe individuato nel segretario comunale, dottoressa Ruggiero Pro Tempore del comune di San Fele, in qualità di comune capofila, quindi dobbiamo votare anche la nomina del RUP. Si vota la nomina del RUP, voti favorevoli? Tutti favorevoli. Poi andiamo, dottore, abbiamo la nomina del... nomina del coordinamento tecnico. In questi due anni chi ha seguito tutto l'iter, anche considerando che l'ha fatto in Puglia, è stato l'architetto La Stilla. Molti di voi lo conoscono, molti, credo il sindaco di Montemurro no, però il sindaco di Viggiano l'ha conosciuto l'altra volta. Un po' tutti lo conoscono per l'esperienza, tutto... la sua professionalità in merito per quanto riguarda la costituzione della rete Antenne PON, per quanto riguarda ricerca e innovazione. Professore dell'Università di Bari, a cui spero che da oggi in poi qualcosa riusciremo a fare, tutto assieme e con il suo operato. Quindi la mia proposta è quella di nominare il professor La Stilla coordinatore tecnico della rete Antenna PON. Se ci sono interventi, nessuno. Allora, passiamo a votiamo, siamo tutti favorevoli. Linee di indirizzo dei nodi della rete Antenna PON Basilicata, discussione. Se qualcuno vuole intervenire, però guardate, è meglio che intervenite, perché siamo in diretta streaming, anche per dare voce ai propri territori. Qualcuno di voi, qualche collega deve comunque intervenire. Felice, siamo in perfetto orario, 12:15, quindi possiamo almeno una discussione, apriamo la discussione, perché sennò sembra che c'è un mio monologo, io non ci sto. Io volevo ringraziare tutti i partecipanti presenti, le varie associazioni, qualche impresa che c'è, il consigliere comunale Carriero, la giunta comunale, il vice sindaco Pierri, l'assessore Carlucci, il consigliere Bochicchio e il consigliere Sergio Ricigliano, l'assessore del comune di Rapone, vedi in sala, poi altri, Tommasino Corridore, il presidente del consiglio comunale di Vietri, altri non ne vedo, qualche tecnico, altri, il presidente dell'associazione Pro San Veli in Svizzera, Peppino Ticchio, Antonio Carlucci, e Peppino Ticchio come presidente della Federazione dei Lucani in Svizzera. Altri, vi ringrazio di essere qui. E allora, prego, chi vuole la parola? Vogliono, professor La Stilla, visto che tu sei stato nominato, devi intervenire tu per primo. Devi intervenire tu, tutti ti chiedono il tuo intervento. Mi raccomando, un intervento europeo, 5 minuti, prego. Diciamo,
Intanto vabbè, vi ringrazio per aver diciamo, votato questa scelta, quella di nominarmi coordinatore tecnico, e il mio compito sarà quello di portare dei risultati importanti, concreti a questa rete che abbiamo costituito. Voglio dirvi però molto, molto chiaramente che la nostra missione è una missione che nasce su un tema fondamentale, che è quello della partecipazione attiva. Nulla avrà valore se non saremo in grado, in qualche maniera, con degli sforzi da fare sicuramente, perché sappiamo di parlare su territori complessi, difficili, con le difficoltà che conosciamo, ma la politica e l'amministrazione deve fare uno sforzo per un coinvolgimento attivo dei cittadini. E quando dico cittadini, mi riferisco ai portatori di interesse, alle imprese, a uomini e donne che lavorano nelle vostre comunità e nei nostri ambiti. Noi abbiamo bisogno di raccogliere la domanda di innovazione che viene da queste comunità e dai territori. Questa domanda andrà canalizzata, andrà resa tema condiviso, e deve diventare progettualità, deve diventare proposta. Questa proposta noi la candideremo sui fondi regionali e sui fondi nazionali, questo è l'obiettivo, quindi è quella di arrivare a delle proposte che siano condivise fra i comuni, anche insieme per cluster, cioè per gruppi di comuni, perché magari c'è una prevalenza artigianale piuttosto che industriale, piuttosto che agricola, o questo, quello insieme, ma dobbiamo trovare il modo di far estrarre il meglio e far sì soprattutto che i giovani siano coinvolti in questa azione, perché noi crediamo che i giovani siano davvero la risorsa per il futuro di questo nostro paese e del Mezzogiorno, della Puglia e della Basilicata in particolare. Quindi ritengo, concludendo, che questo sia il lavoro da svolgere nelle prossime settimane. Noi faremo sicuramente a settembre un passaggio, diciamo, organizzativo, e a ottobre contiamo di fare con la presenza, con la collaborazione del Ministero, un seminario qui nel sul territorio, in Basilicata, un seminario che avrà due temi. Uno è quello delle politiche in ricerca e innovazione. Sindaco, che possiamo mettere in pista nell'ambito del tema delle aree interne, che è un tema molto importante che riguarda molti comuni che fanno parte di questa compagine, e l'altro sarà proprio quello di fare il seminario avrà come altro tema quello di mettere a punto la metodologia della rete Antenna PON, dei nodi comunali e delle comunità di progetto che saranno costituiti nei nodi comunali, cioè ogni nodo può organizzare un tavolo o più tavoli di lavoro con i cittadini, fare in modo che questo percorso venga condiviso e vengano fuori queste necessità, questi bisogni, che sia questo un percorso in qualche maniera seguito, e io vi darò un contributo, una mano a fare insieme questo percorso. Ovviamente faremo degli incontri in maniera condivisa su territori in cui faremo convergere 2-3 comuni, ora vedremo insieme come fare tutto questo. Per concludere, a Roma, nella seconda metà di settembre, è stata già convocata dall'autorità di gestione nazionale del PON Ricerca e Innovazione, il dottor Di Donato, che ho avuto il piacere di incontrare a Roma alcune settimane fa, ci sarà un incontro con tutte le autorità di gestione del PIOFESR regionale. Quindi ci sarà anche il dottor Bernardo della Regione Basilicata, con cui abbiamo già avuto modo di colloquiare insieme al dottor Obici qualche settimana fa, e dunque quella sarà la sede in cui si andrà a definire l'accordo di cooperazione interistituzionale fra Stato, Regioni e Comuni. Quindi voi siete parte di questo accordo interistituzionale, che è uno degli obiettivi che noi andremo a fare nelle prossime settimane, e una delegazione di questa rete Antenna PON sarò invitata a partecipare a questa iniziativa che si farà a Roma, ripeto, nella seconda metà di settembre. Ancora per chiudere,
l'onorevole Cozzolino, che è vicepresidente della Commissione europea Europa per le Regioni, ha dato la sua disponibilità come Unione Europea, come Commissione nazionale, ad essere a patrocinare la rete, il progetto Rete Antenna PON a livello nazionale. Quindi il patrocinio, il patronaggio, diciamo così, dell'Unione Europea, che significa poter colloquiare con i fondi diretti dell'Unione Europea, perché oltre ai fondi indiretti, quelli che arrivano attraverso il FESR e i PON, ci sono i fondi diretti, questo ci consentirà di colloquiare, avere un colloquio diretto per le politiche regionali che l'Unione Europea attua sui territori. Entriamo anche qui in un ambito che fino a ieri forse nessuno conosceva o aveva avuto modo di avvicinarsi, di affacciarsi. Ecco, questa è una grande opportunità di democrazia, è una grande opportunità di partecipazione. Siamo qui tutti testimoni di questo percorso, sindaci, amministratori e cittadini, imprese. Dobbiamo fare in modo che questa iniziativa abbia valore e abbia un senso. Per ultimo, non voglio dimenticare l'importanza che il mondo dell'università e della ricerca dovranno avere nel nostro percorso. Non è un percorso autoreferenziato legato alla cittadinanza attiva. Noi vogliamo che questa cittadinanza attiva coinvolga, metta dentro il sistema della conoscenza, il sistema dell'innovazione tecnologica, affinché quella conoscenza e quell'innovazione sia messa al servizio dei cittadini. E questo è il vero cambiamento che noi dobbiamo chiedere, la messa a disposizione del know-how che oggi ha questa regione e che venga messa davvero a disposizione dei territori e delle comunità. Passare dalla offerta di innovazione e di ricerca al tema della domanda di innovazione. La domanda la conoscono i sindaci, la conoscono le imprese, la conoscono i cittadini. Sono loro i protagonisti di questo percorso. Grazie. Grazie. Grazie al professor Lastilla. Se qualcuno vuole intervenire, do atto che il sindaco di Tramutola è qui, il sindaco di Ginestra è qui, quindi mancavano loro e siamo al completo. Quindi ora se qualcuno vuole intervenire, giusto, era qualcosa bisogna dirla, dai. Prego, il presidente Miele rappresenta le imprese, quindi vieni da qui, presidente. Buongiorno a tutti, io chiaramente rappresento la Confartigianato di Basilicata, ma al di là di questo rappresento il distretto turistico Le Terre di Aristeo. 12 di questi dei comuni presenti fanno già parte del distretto turistico Le Terre di Aristeo. Penso che questo progetto si possa sposare tranquillamente con quello che all'interno di questo progetto donato possa allargare a tutti i 78 comuni del distretto, laddove c'è la possibilità di poterlo fare. Però io penso che stamattina manca un pezzo importante, quello del mondo delle imprese. Il professore parlava del mondo delle imprese, però se le imprese le coinvolgiamo a posteriori non ha senso. Allora oggi secondo me sarebbe stato opportuno anche coinvolgere l'organizzazione di categoria nella stipula di questo protocollo d'intesa. Quindi poteva essere questo. Questo non è un protocollo d'intesa. Sì, oggi nasce. Ma ogni comune sul proprio territorio potrà fare accordi. Ma potevamo fare di più, professore. Potevamo fare di più nel senso che come organizzazione di categoria, così come abbiamo fatto all'interno del distretto oppure in altri ambiti, abbiamo posto a disposizione la nostra organizzazione per cercare di creare insieme quelle sinergie necessarie che servono sui territori, quindi solo questo, però si può recuperare tranquillamente. Grazie. No, giusto per completezza, noi oggi ci siamo costituiti ai sensi dell'articolo 30 del testo unico, quindi è una cosa molto formale, se volete anche, non è che anzi il nostro scopo è quello di aprirci alle imprese, a quelle poche piccole grandi imprese che sono rimaste nei nostri territori. Speriamo che catalizziamo e siamo così attraenti da poter attirare quanto più investimenti possibile. Per esempio il comune di Atella, che aderirà fra un po', perché voglio dire lì c'è il cluster
della CMD, che è anche finanziata, quello di noi dobbiamo intercettare questi imprenditori che investono in ricerca e innovazione. Questo è il nostro compito. Ora però formalmente andava fatto quest'atto e quindi siamo qui. Beh, è chiaro che in ogni comune, ma in ogni realtà e in ogni nodo, come si dice, siamo ben lieti di attirare quanto più possibile. Chi vuole intervenire tra i sindaci? Nessuno? Il sindaco di Montemurro. Buongiorno a tutti, scusatemi per il ritardo, ma la distanza tra Montemurro e quest'area è notevole, però non c'è una distanza sulla comunione di intenti, perché quando Donato mi ha illustrato questa idea, era alla fine di maggio, l'ho accolta immediatamente, perché anche per una questione di, come dire, io sono un ricercatore del CNR di Toscalo e quindi quando mi ha parlato di questa opportunità per i nostri territori l'ho accolta con entusiasmo e abbiamo subito messo su carta ciò che dovevamo fare. Quindi sono sicuro che questa sarà una concreta opportunità per i nostri territori per attrarre bandi. È oggi il punto di partenza, come diceva Donato, e quindi ci sarà da lavorare, coinvolgere i territori, le imprese ovviamente. Il mio non è altro che un saluto a tutti voi, un ringraziamento per averci coinvolto. Grazie. Grazie al sindaco di Montemurro. Ha chiesto la parola Peppino Ticchio, però un attimo la parola alla neo vicepresidente vice sindaco di Viggiano. Buongiorno a tutti, innanzitutto noi siamo contentissimi di partecipare a questa iniziativa, andiamo su un tema molto importante per le nostre comunità che oggi nel 2018 si trovano ad affrontare alcune situazioni che sono del tutto peculiari. La preoccupazione principale che noi abbiamo, ma è una preoccupazione di cui discutiamo spesso anche ai tavoli regionali, è proprio quella dei giovani, è proprio quella dell'occupazione, è proprio quella dell'innovazione, è proprio quella del futuro. Siccome è un progetto che va a guardare anche quelle che sono le inclinazioni sostanzialmente territoriali e fa sì che ci sia un coinvolgimento capillare sia per quanto riguarda le imprese sia per quanto riguarda i giovani, non possiamo che essere felici di questo tipo di progettualità, possiamo essere contenti e ringraziamo anche della fiducia accordateci per quanto riguarda anche la vicepresidenza e facciamo il nostro augurio di buon lavoro a tutti. Grazie. Grazie. Peppino Ticchio, prego. Ticchio. A tutti i presenti, ai sindaci, colgo l'occasione per prendere la parola, perché in questo progetto, io sono componente della Federazione dei Lucani Svizzera, in questo progetto che l'Assemblea oggi definirà, è sicuramente un atto importante, però non dimenticatevi anche di noi, perché sono certo che anche noi possiamo fare una grande parte. Vedo, ho sentito i nomi di diversi sindaci, laddove tanti dei vostri concittadini fanno parte della Federazione dei Lucanini Svizzera, per esempio la signora di Viggiano, c'è l'amico Mattatelli che è molto attivo. Pertanto non dimenticatevi anche di noi, che di sicuro possiamo fare tanto. Dicevo, iscritti all'AIRE noi siamo 125.000, pertanto è un sesto più o meno della popolazione della nostra regione. Cioè, il fatto di essermi trovato qua per caso oggi, cioè che siamo in ferie, Donato appunto, il nostro sindaco, ci ha invitato anche insieme all'amico Antonio Carlucci che è presidente del Comitato Pro San Fele in Svizzera, diciamo siamo forse l'unico paese della Basilicata che abbiamo questo comitato, perciò ripeto non dimenticatevi anche di noi e noi siamo sicuri che possiamo fare anche per voi tanto per tutti i comuni come stiamo cercando di fare per il comune di San Fele, grazie. Grazie Peppino. Chi vuole intervenire? Sindaco. Sindaco Murano, sindaco di Barile. Ci tocca.
Buongiorno a tutti, ringrazio ovviamente il sindaco di San Fele che, devo dargli atto, ci ha messo veramente del proprio per giungere a questo risultato che oggi andiamo a sigillare con tutti i partecipanti. Ovvio è che, professore, nel momento in cui partiamo con questa nuova missione che ci diamo sul territorio, un territorio ricco ovviamente di potenzialità oltre che grandi imprenditori che investono e quindi l'innovazione, immagino da parte loro sia una cosa ben attenzionata. Ci sono delle realtà che sono realtà vive, c'è una forte preoccupazione, qualcuno lo richiamava prima, che attiene ovviamente al mantenimento dei nostri giovani sul nostro territorio. È intervenuto il presidente dell'Associazione dei Lucani di San Fele in Svizzera, è una testimonianza di come quella immigrazione talmente forte che è andata via dalla nostra regione, dai nostri luoghi di origine, va recuperata e va anche integrata, perché voi sostanzialmente siete una sorta di testimone del nostro territorio, quindi portate orgoglio, diciamo, in quelle realtà alle origini che appartengono ad ognuno di voi. San Fele in Svizzera, Barile a Buenos Aires in Argentina, con tanti migranti che lì barilesi ci sono. Quindi il coinvolgimento anche di questi emigranti che all'estero ci sono, con le loro testimonianze che sicuramente possono riportare sui nostri territori, sarebbe cosa utile a poterla fare. Così come ritengo probabilmente che se vogliamo essere credibili nella presentazione di questo progetto, io ebbi a dirlo già quando ci incontrammo nelle riunioni precedenti, probabilmente dobbiamo interloquire, lo diceva il presidente Mele, che saluto, del progetto del distretto Aristeo, probabilmente dovremmo, ovviamente io parlo dell'area del Vulture dove conosco maggiormente il tessuto sociale e quella programmazione che è già in atto, probabilmente dovremmo, quando andiamo anche dalla regione Basilicata a interloquire con il dottor Bernardo o chi per esso, dovremmo poter portare un disegno strategico del nostro territorio globale che debba non duplicare quello che già ovviamente viene ad essere proposto, ma che debba integrarsi ovviamente, perché il PON con il progetto Aristeo, con altre programmazioni che sono il GAL, che sarà anche il parco del Vulture, non devono essere strumenti che dovranno andarsi a sovrapporre, bensì strumenti che devono chiaramente tra di loro potersi integrare. In questo modo credo che siamo più credibili nei confronti dei nostri concittadini, perché quando andremo poi nelle comunità a dire stiamo facendo, non dobbiamo fare, ripeto, una duplicazione, ma dobbiamo fare un'integrazione. Probabilmente non sarebbe male se in questi incontri che andremo a fare a livello territoriale ci presentassimo con anche quelle realtà che sono per l'appunto il distretto da una parte, oppure il GAL costituendo, che dovremmo andare a costituire dall'altra, o con la costituenda Parco Regionale del Vulture, presentarsi anche assieme, dove in quelle fasi saremmo, come dire, più credibili nei confronti dei nostri interlocutori, ma anche nei confronti di tanti imprenditori che dovranno necessariamente essere coinvolti, a dire c'è una pubblica amministrazione integrata con la Regione Basilicata che rispetto ai temi pregnanti sui quali da anni stiamo rincorrendo, c'è una proposta credibile e riteniamo che quella proposta possa essere il volano reale di questo territorio. Poi la benzina ce l'abbiamo, c'è il vicepresidente, quindi bisogna solamente accelerare per far sì che questa macchina spinga in maniera adeguata, però nel verso giusto, per portare i risultati auspicabili ovviamente a questo territorio. Grazie al sindaco. Prima il sindaco di Piasco Pagano in qualità di componente direttivo e poi il sindaco di Rapo. Dobbiamo intervenire almeno tutti i sindaci. Sindaco di Piasco Pagano. Tutti. Grazie per avermi dato la parola, pur non avendo la richiesta.
Comunque, niente, io innanzitutto partirei dal applauso e dal ringraziamento per il sindaco del comune Capofila che dal primo momento si è speso per questo tipo di progetto, al quale noi come comune di Pescopagano abbiamo aderito immediatamente e ne abbiamo subito fatto parte integrante. Tra le altre cose, tra Pescopagano e San Fele è sempre esistita una sorta di identità, di vedute da sotto tutti i punti di vista. Scusa, non ho capito. Non avevo. Il piano sociale di zona. Certo, no, soprattutto lì. Anche perché praticamente noi abbiamo già una serie di progetti in ambito innovativo come quelli che sta portando avanti la Fondazione Girolamo Orlando con l'Estuardo, con la Oil Free Zone, che sono tutti progetti che vanno ad inserirsi in un discorso di innovazione e di ricerca. Per cui chiaramente mi associo a quello che diceva qualche secondo fa il sindaco di Barile quando richiedeva la copresenza da parte di questa assemblea perché si vada poi tutti insieme a sponsorizzare, a far parte integrante di questi progetti che ciascun singolo comune magari sta portando avanti. Tra le altre cose, come ha avuto modo il sindaco di San Fele qualche attimo fa presentando il presidente del distretto Terre di Aristeo, noi anche in quell'ambito siamo impegnati per cercare sempre in ogni momento di valorizzare questo discorso relativo alla ricerca e all'innovazione. Per cui il progetto Antenna PON è un progetto che ci vede assolutamente favorevoli, integrati e impegnati perché si possa dare il massimo contributo come comunità a che il progetto possa raggiungere gli auspici desiderati. Grazie. Grazie. Prego Felicette, sindaco di Rapone. Grazie, io mi unisco agli auguri a noi tutti intanto perché rivestiremo al di là dei ruoli del coordinamento un ruolo molto attivo tutti quanti e poi agli auguri al Presidente, al Dottor Robici come coordinamento e credo che poi questo passo che viene fatto da tutti noi attesta anche da parte nostra un po' di umiltà. Questo va sottolineato perché il fatto di metterci insieme e di cercare in persone esperte che ci possano guidare in quella che è l'innovazione e la ricerca, credo che da parte nostra è un bel gesto perché istituzioni che sottolineano questo aspetto che ci deve guidare poi nella formazione di progetti che dobbiamo necessariamente mettere insieme e coordinare perché io credo che ogni comune, ognuno di noi ha delle eccellenze e sicuramente ha tanti buoni propositi che a volte si rendono davvero utili per le nostre comunità e a volte pur essendo eccellenti come proposte magari non arrivano come devono arrivare, quindi è una bella opportunità perché saremo guidati anche da esperti, abbiamo tutti quanti per dire ora la banda ultralarga, saremo però tutti questi strumenti che in maniera molto puntuale ci vengono forniti dobbiamo cercare di metterli insieme e di capire come possano essere acceleratori di quell'agognato sviluppo anche culturale a cui tutti noi auspichiamo. E poi mi fa molto piacere qui la presenza del Presidente Miele, del Presidente dei Lucani all'estero perché davvero sono delle risorse aggiuntive. Oggi le distanze non ci sono più, dipende tutto dalla nostra volontà, quindi se noi riusciamo davvero a perseguire questo obiettivo che ci stiamo prefiggendo stamattina saremo tutti molto più vicini. Ci stiamo riuscendo, noi abbiamo bisogno anche di più di parlare con le nostre comunità allargate, di far capire che sul tanto che si sta facendo, io credo che
Questo è uno anche degli obiettivi, perché poi quando la partecipazione va richiesta occorre che arrivi anche l'informazione. E a volte insomma anche scuotere un po' anche i nostri cittadini da tanta pigrizia che purtroppo invade. Io credo che a questo non ci dobbiamo arrendere, e il nostro progetto che abbiamo, che scriveremo stamattina, credo che porterà buoni frutti. Grazie. Il sindaco di Rapone, ma il rappresentante del comune di Rio Nero, l'assessore Mauro Tucciarello. Grazie sindaco di San Fele, saluto tutti i presenti. Il progetto Antenna PON nasce credo dal 2015, Donato, io non ero ancora in amministrazione, essendo dal 2016 rappresentante del comune di Rio Nero, e ti devo dare atto che hai avuto una visione piuttosto importante sull'argomento, perché partire per primi su un tema tanto delicato che è la ricerca e l'innovazione, credo che faccia parte di un ragionamento che va al di là della politica, ma che rappresenta poi oggettivamente una capacità di saper governare bene i processi che riguardano il proprio territorio. Quindi diciamo, io mi complimento con te e mi complimento ovviamente con tutte le amministrazioni che in qualche modo hanno ritenuto e sono qui presenti, di dover avviare insieme con il Comune di San Fele questo percorso, perché va dato anche atto a tutti quanti noi di aver creduto in un progetto che evidentemente per il nostro territorio può diventare un punto di svolta. Ho ascoltato con molto interesse gli interventi dei vari rappresentanti che prima mi hanno anticipato, e diciamo, io parlo anche nell'ambito di una visione, se mi permettete, un po' più ampia, essendo anche consigliere provinciale, e quindi conosco in qualche modo abbastanza bene le dinamiche di ciascun comune, che rappresentano poi la vera propria peculiarità di ciascun territorio, e come me anche il sindaco di Bella, perché siamo colleghi. Entrambi spesso ci troviamo ad avere a che fare con problematiche serie che riguardano prevalentemente una mancanza di mobilità e di problematiche legate agli spostamenti, che in qualche modo poi vanno a inficiare quelli che sono gli eccellenti lavori operati che ciascun amministratore sui propri territori, secondo me, riesce a mettere in campo nei propri comuni. E avviare una fase di cambiamento, come tutti quanti noi auspichiamo, e quindi un'inversione di tendenza che in qualche modo vada a cambiare quello che è una prassi consolidata che oggi all'interno della Regione Basilicata si è manifestata, cioè che dall'alto vengono in qualche modo piovuti, passatemi il termine, lasciatemi passare il termine, degli incentivi senza poi percepirne materialmente i benefici, credo che sia effettivamente la vera scommessa, perché la vera scommessa deve essere quella che ciascun territorio, attraverso questa rete che si è costituita, debba essere in grado poi di esprimere, attraverso i colloqui che è in grado di, e le relazioni che è in grado di mettere in atto nel proprio territorio, delle proposte progettuali che vadano poi a rispondere a dei bisogni effettivi che ci sono sul territorio. E quindi capisco anche il professor Miele quando prima con una certa veemenza chiede diciamo di essere ascoltato, perché essendo figlio di artigiano capisco bene le problematiche, e quindi capisco le esigenze del mondo imprenditoriale, come capisco anche le esigenze di una popolazione che si sta allontanando dalla nostra regione, e lo dicono i dati, i 125.000 iscritti all'anagrafe italiani e i dati che emergono dagli ultimi sondaggi dello spopolamento che c'è in Regione Basilicata. Allora, concludo. Se siamo, come credo, nella condizione di saper mettere in campo un'azione forte che ci rappresenti e che, come diceva giustamente il sindaco di Barile, dia credibilità, aggiungo io però attraverso l'individuazione di persone giuste al posto giusto, senza dare l'impressione che poi ci sia il solito meccanismo dettato dalla politica che poi diventa controproducente per noi stessi ancor prima che per i cittadini, allora io dico va bene, avviamoci e cerchiamo di far sì che questo che stiamo costruendo oggi effettivamente rappresenti la vera svolta per il nostro territorio. Grazie. Grazie. Volevo
Informare tutti che fra due minuti lì al computer si potrebbe già firmare, quindi uno alla volta, poi il sindaco di Rapone mi ha detto che a fretta deve andare via, uno alla volta iniziamo a firmare. Adesso do la parola al neoeletto sindaco, nonché mio capo dell'ufficio tecnico, architetto Metallo, sindaco di Ruvo del Monte. Prova. Buongiorno a tutti, ringrazio il mio sindaco, quindi sperduto, perché io lavoro anche nell'ufficio tecnico del Comune di San Fele. Ed è per la verità nelle mie funzioni di tecnico che ho sentito per la prima volta parlare del progetto dell'antenna PON, che per la verità è un progetto ambizioso e per la verità mi affascina e mi interessa, perché per la prima volta diciamo è congruente per quella che è stata la mia formazione culturale, cioè che quando si agisce si fa un'analisi, si verificano i bisogni, dopodiché si fa il progetto. Per la prima volta ho sentito parlare quindi di conformare finanziamenti a quelli che sono i bisogni che vengono dal basso, che vengono dai nostri cittadini, dalle nostre come dire, maestranze, da tutti coloro che formano il tessuto del territorio che amministriamo. Dico questo perché sono convinto, ne abbiamo fatto tra l'altro cavallo di battaglia nella recente campagna elettorale, è che il lavoro è il fulcro per mantenere la nostra popolazione. E se vogliamo mantenere popolazione, quindi far sì che i nostri giovani restino nel territorio, è necessario creare lavoro tramite l'innovazione, tramite l'analisi dei bisogni e sicuramente, come diceva Felicetta, con un gesto di umiltà, stando uniti, perché uniti siamo sicuramente più ascoltati dell'essere singolo. Sindaco, il resto credo che è stato ampiamente detto e mi fermerei qui. Grazie. Grazie sindaco. Il rappresentante del Comune, il consigliere del Comune di Pietro, nonché vicepresidente, prego. Buongiorno a tutti, siamo onorati come Comune di essere qui oggi, vi porto i saluti del sindaco che non è potuto venire per un impegno, vabbè, diciamo tutto, doveva fare il testimone di un matrimonio, quindi non è potuto essere qua. Siamo onorati di aver preso come carica la vicepresidenza, vi ringrazio per la fiducia che ci avete dato. Prima si parlava di spopolamento, diciamo che è un dato molto allarmante che ci siano 126.000 persone iscritte all'AIR, senza contare tutte quelle persone che stanno sempre in Italia, però che sono dovute emigrare comunque dalla nostra Basilicata. Un punto fondamentale purtroppo diciamo che è la mancanza di lavoro. L'antenna PON potrebbe essere con il suo progetto innovativo il volano per cercare di, come possiamo dire, di far restare più gente possibile nella nostra comunità. Naturalmente mi associo al signore che diceva di coinvolgere un po' le imprese. Io ho una piccola attività commerciale, però ogni volta che anche nel privato dobbiamo andare a prendere un finanziamento non ci troviamo, perché forse le istituzioni non hanno capito ancora bene quali sono i bisogni degli imprenditori, dei cittadini e di tutta la popolazione. Vi ringrazio e buona giornata. Grazie. Volevo dire, comunque non ve ne andate, perché poi ci prendiamo l'aperitivo qua sul terrazzino, molto bello. Sindaco, lo so che tu in ospedale e hai bisogno di rientrare. Il sindaco di Tramutola, c'è anche il vice sindaco di Rapolla, quindi lo invito a sedersi qua con noi, e poi passo la parola al sindaco di Tramutola. Prego Francesco. Grazie Donato. Io saluto tutti i colleghi sindaci e amministratori. Inizierei con ringraziare il sindaco del Comune di San Fele, Donato Sperduto, il sindaco del Comune Capofila, perché ci ha coinvolto e si è fatto promotore di questa importante iniziativa. Ha aggregato 14 comuni, non di una sola area, non era cosa facile. Io spero e mi auguro che riusciremo a essere attrattivi e coinvolgere ad aggregare tante altre amministrazioni.
È un progetto importante, come diceva giustamente l'architetto La Stilla. Oggi viviamo in un'era in cui si avverte una netta divisione tra la politica e i cittadini e quindi tra le politiche e i cittadini. Quindi intraprendere e sfruttare questo strumento per coinvolgere quindi dal basso nella progettazione, nella creazione di politiche di sviluppo, di ricerca e innovazione, coinvolgere quindi i cittadini, i giovani e soprattutto le imprese per poter al meglio sfruttare quelle che sono le risorse dei fondi strutturali europei. Io non mi dilungo, faccio gli auguri al neoeletto presidente, ai vicepresidenti e ai membri del direttivo e faccio un grosso in bocca al lupo quindi a noi tutti, sperando di riuscire a dare delle risposte concrete nei nostri territori. Grazie. Grazie. L'assemblea adesso passa la parola al sindaco Di Bella. Sia il sindaco Di Bella che l'assessore di Rio Nero sono i due consiglieri provinciali, anche quindi va dato merito anche a voi, voglio dire. La provincia è anche rappresentata. Prima c'eravamo io e Michele Sonnessa e Antonio Murano, prima di voi. Adesso voi rappresentate anche la provincia. Prego, il sindaco Di Bella. Grazie sindaco, buongiorno a tutti e nell'augurare a tutti quanti noi un buon lavoro, io volevo soffermarmi su due aspetti in particolar modo. Intanto, con la sottoscrizione dell'accordo di stamattina, io sono onorato come sindaco di diventare, anche se simbolicamente, il sindaco di circa 44.000 abitanti, perché di questo stiamo parlando stamattina, perché la sottoscrizione di questo accordo fa sì che ognuno di noi si deve sentire parte integrante di un contesto territoriale più ampio, e questo è secondo me una cosa importantissima. È su questo che noi dobbiamo puntare e dobbiamo concentrare i nostri sforzi. Quindi con lo stesso entusiasmo che io mi accingo a sottoscrivere la convenzione, quindi credo di esprimere l'entusiasmo di tutti quanti noi sindaci, però mi preme anche fare delle riflessioni di carattere un pochettino critiche. Perché dico questo? Perché molto spesso in questi mesi maggiormente stiamo sottoscrivendo una serie di accordi, distretto Terre di Aristeo, le vie delle meraviglie, cioè ci sono tante iniziative importanti. E riportando anche un po' la nostra esperienza, no, c'è anche il sindaco di Pescopagano, di aree interne, ci rendiamo conto come qualsiasi tipo di iniziativa molto spesso rischia di perdersi per strada. Allora la mia domanda è: uno, come possiamo mettere insieme le varie iniziative affinché non si crei una sovrapposizione fra le stesse? E quindi questo è un tema che io lo volevo sottoporre, perché altrimenti rischiamo di fare tutto e probabilmente fare nulla. Quindi questo è il primo tema. E poi l'altro tema importante è capire un po' anche la tempistica. Perché in ogni procedimento, in ogni percorso, i tempi sono fondamentali. Se non riusciamo a essere convinti che i tempi di queste iniziative possono essere tempi pure abbastanza rapidi, rischiamo di compromettere il tutto, perché poi se i tempi si allungano paradossalmente, notevolmente, rischiamo che anche noi stessi perdiamo la fiducia e rischiamo di far perdere la fiducia e l'entusiasmo a tutti i nostri concittadini. Chiaro che non è facile, mi rendo conto che non è facile, però uno sforzo in questa direzione va fatto, altrimenti ci possiamo mettere tanta buona volontà. Possiamo dire che abbiamo sottoscritto oggi l'accordo Rete Antenna PON, l'altro giorno in Regione è stato sottoscritto l'intesa Regione Distretto Terre di Aristeo, domani sottoscriveremo gli accordi, però saremo ricordati come gli enti che hanno sottoscritto accordi, ma alla fine noi ci dobbiamo misurare con i risultati, non con la sottoscrizione, per cui
ben venga, questo è un ottimo punto di inizio, però il nostro vero obiettivo è concretizzare quanto c'è scritto in questo accordo, altrimenti alla fine dobbiamo dire che non ci abbiamo creduto sin dall'inizio e soprattutto non abbiamo concretizzato un progetto rispetto al quale tutti quanti ci stiamo mettendo la faccia, perché è bello stamattina, come dire, anche uscire come 14 sindaci agli organi di stampa che abbiamo sottoscritto questo, ma è un'assunzione di grande responsabilità e quindi io richiamo a me stesso quindi la responsabilità e la richiamo a ognuno dei sindaci qui presenti, anche nel rispetto di chi ci sta ascoltando e nel rispetto dei cittadini che stiamo amministrando, perché da questa mattina noi rappresenteremo ognuno di noi appunto 44.000 cittadini. Grazie al sindaco Di Bella nel fare nostro le sue preoccupazioni, credo che tutti quanti noi le facciamo nostre, anche perché sindaco siamo in diretta streaming, quindi ci vede tutto il mondo, non possiamo bleffare. Per i nostri figli soprattutto non possiamo bleffare. Volevo fare una comunicazione di servizio prima di dare la parola al sindaco rappresentante di Rapolla. Il comune di Barile ha indicato come proprio rappresentante, qui il sindaco, il geometra Vittorio Saracino per quanto riguarda gli aspetti amministrativi, e il comune di Tramutola Achille Caraffa, è giusto? Quindi Tramutola e Barile hanno indicato. Ora passo la parola al vice sindaco, nonché già sindaco per due volte di Rapolla, Michele Sonnessa, prego. Buongiorno a tutti, ovviamente i saluti al sindaco di San Fele, a tutti i sindaci e agli amministratori che fanno parte di questo accordo di programma, di questo partenariato. Devo dire che io manco da un po' di tempo dai tavoli istituzionali, mi fa piacere rappresentare oggi il mio comune, quindi il sindaco e l'amministrazione comunale di Rapolla, a un tavolo nel quale si discute di partnership, di mettere assieme, di creare delle sinergie positive per perseguire degli obiettivi che riguardano l'intero territorio. Quindi da parte nostra, da parte del Comune di Rapolla, diciamo, aderiamo in maniera convinta a questa iniziativa. Ovviamente faccio anche mie le considerazioni che faceva il sindaco di Bella. È evidente che poi rispetto agli accordi di programma devono seguire i fatti, ma sono certo che attraverso occasioni positive di dialogo, di confronto e appunto di sinergie che ci devono essere necessariamente tra i comuni, tra gli enti, sicuramente si produrranno risultati positivi. Quindi Donato, anche da parte del Comune di Rapolla c'è un'adesione convinta e ho portato anche qui l'indicazione del rappresentante del Comune che è il geometra Di Franco Edoardo, responsabile dell'ufficio tecnico. Buon lavoro a tutti e sicuramente da parte nostra il contributo sarà positivo. Grazie a Michele Sonnessa in rappresentanza di Rapolla. L'ultimo intervento, non per ultimo, ma l'ho fatto apposta, al sindaco di Ginestra, il comune più piccolo di abitanti della nostra rete, dei nostri nodi, ma l'unico che ha sia la cultura italiana ma la cultura Arbrecht. No, l'unico piccolo, c'è anche Barile vicino a me, lo so, no? Ascolta, lo so. E fammi parlare. L'unica, perché Barile è qua e lo sappiamo che c'è la cultura del Brescia, ma l'unica donna che ha la doppia cultura in questo momento istituzionalmente è Fiorella Pombi, il sindaco di Ginestra. Io ringrazio tutti, poi uno alla volta firmiamo la sottoscrizione. Veramente sono contento istituzionalmente ma anche a livello personale, perché faccio l'amministratore da tanti anni. E trovare una coesione su una visione, come diceva Mauro prima, di tanti amministratori, ma tanti se ne aggiungeranno, non l'abbiamo fatto, ripeto, all'inizio perché poteva sembrare un qualcosa di pleonastico. Invece noi adesso vogliamo, facendo una politica dei piccoli passi, giorno dopo giorno, mettere assieme tante esigenze, un po' tutto il territorio provinciale. Stavamo anche per allargarci al territorio della provincia di Matera, poi le occasioni abbiamo un po' riflettuto perché poteva sembrare qualcos'altro rispetto a quello che realmente volevamo fare.
Quindi Fiorella, a te le conclusioni e grazie di cuore di essere qui tutti quanti voi e anche a chi ci vede e chi ci ascolta. Spero che oggi sia una bella pagina per tutti gli amministrati che noi rappresentiamo. Grazie. Grazie, buongiorno. Anzi, mi scuso per essere arrivata in ritardo, però avevo il consiglio comunale nel mio paese. Io sono felicissima e ringrazio Donato Sperduto, il sindaco di San Fele, perché mi ha coinvolta in questo progetto, essendo Ginestra il paese più piccolo e di comunità Arbrecht. Io faccio gli auguri a noi tutti, perché è giusto trovare nuovi progetti per lo sviluppo delle nostre comunità. Che dire, alla fine è stato già detto tutto, quindi tanti auguri a tutti. Grazie. Grazie Fiorella, una comunicazione di servizio. Il Comune di Rio Nero ha indicato la dottoressa Marianna Di Maio come referente del progetto. Grazie e un arrivederci a tutti, grazie di cuore.